Io credo che l'angelo custode entra in qualcuno che ci sta vicino e che ci protegge. Il mio è entrato in un gatto nero e si chiama Duck. Siamo appena usciti dalla proiezione stampa di Incompresa, terzo film da regista di Asia Argento, film presentato al Certain Regard del Festival di Cannes 2014, la 67esima edizione. Il racconto di questa bambina di 9 anni, Aria, interpretata molto bene, in maniera anche molto convincente da Giulia Salerno, questa insomma giovanissima attrice, che in sostanza si sente abbandonata nell'affetto dai propri genitori, Charlotte Gainsbourg da una parte e Gabriel Garco dall'altra, che si stanno separando, sono ormai separati. Insomma, questa carenza di affetto si ripiega lungo tutto l'arco del film, ambientato negli anni 80, nel 1984, tra i poster di Choe sui muri, la musica, il post-punk, l'electropop di quegli anni. Asia Argento cita Comencini, il film del 66 di Comencini, sin dal titolo, e alcuni frammenti appaiono anche nel finale del film. E il film è spiazzante, un po' come lo erano stati Scarlett Diva, il suo primo film da regista, francamente molto brutto, e così come il secondo, Ingannevole il cuore più di ogni cosa, che invece risollevava un po' le sorti del suo cinema. E il film è interessante anche per questo, perché alterna momenti divertenti, molto ironici, molto lieti, e, insomma, ma al tempo stesso anche molto toccanti, ad altri francamente ingenui e molto naif. Ed è un po' la caratteristica del cinema di Argento, che da una parte si abbevera, diciamo, alla Nouvelle Vague, cita apertamente Truffaut, dall'altra ha un po' i suoi riferimenti classici nel cinema più libertario, punk, di quelli che sono stati maestri dell'Argento. Da una parte possiamo pensare a Belferrara, dall'altra a Bertrand Bonello, tanto per citare dei nomi anche un po' a caso. La regia è molto attenta, anche molto rigorosa, al tempo stesso è molto confusa, soprattutto perché la sceneggiatura magari a volte procede per singole sequenze che sono un po' appiccicate l'un l'altra, il film spesso si ripete, questo è un po' il difetto del film, ma non ci si fa tanto caso perché la storia coinvolge, per quanto l'Argento si sia affrettata a dire che non si tratta tanto di un'autobiografia quanto più di una collezione di polaroid ripescate dal proprio passato, insomma non si fa fatica a riconoscere nel personaggio della madre della Gainsbourg, Daria Nicolodi, anche proprio nell'aspetto, nel look, nel decor, quanto in quella del padre, Gabriel Garco, il famoso Dario superstizioso, così come paranoico a tratti, ovviamente molto migliorato da questo punto di vista, almeno da quello estetico, dalla figlia. Il film scorre, al tempo stesso fa sorridere, al tempo stesso fa anche a volte rabbrividire per certe scelte, tuttavia si respira un'aria molto libera e il film in questo senso piace e convince. Inevitabile il fatto che sia stato molto apprezzato al Festival di Cannes, scelto per la sezione più sperimentale che è il Certain Regard. In sala sicuramente sarà molto interessante per apprezzare le reazioni del pubblico, perché magari ad un audience un po' più giovane farà sorridere, darà insomma molti spunti di riflessione, così come magari un film che al pubblico over 45-50 provocherà leggero ribrezzo. A noi il film piace perché è coraggioso ed è una voce un po' fuori dal coro rispetto agli standard di tanto cinema italiano. Cercava solo un pochino di comprensione, un amore compatto e dolce. Kill myself.